Vittorio Sgarbi è con noi. Vittorio, ciao. Oh, come ecco. Stai? Come stai, Vittorio? Bene, bene. Allora, ma la Boccasini, ma che fine avevi fatto? Ma la Boccasini che c'ha che manda le visite, vuole mandare la visita fiscale a Berlusconi? Allora, io credo che uno dei tratti fondamentali di queste vicende giudiziarie di Berlusconi, a parte la questione della condanna di ieri, sia nel fatto che lui è stato delegittimato più che da ogni altra cosa da questa azione relativa alla sua vita sessuale, la quale se da un verso è discutibile o è legittima o anche è illegale nel caso tipico della prostituzione minorile, è però contraddetta dal dato fondamentale di ogni tribunale. La legge è uguale per tutti. Sì. Però c'è una giurista che si chiama Rubi Rubacuori, la quale dice, ma come mai di quelli che sono venuti a letto con me pagandomi perseguono solo Berlusconi? Sì. Se l'azione è obbligatoria e non è motivata da una causa fatta da lei o dai genitori, perché gli altri 200 che l'hanno trapanata a pagamento, essendo minorenne, non vengono processati? Ma perché quello mica l'ha detto lei? Mica l'ha detto lei. Boccasini è molto affezionata a un'indagine totalmente iniqua, non perché non sia giusta per Berlusconi, ma perché non è soltanto di Berlusconi. Ah, ho capito. Però lei non ha detto di essere stata, come dire, a letto. No, no, l'ha detto. E dunque, e secondo quando te? Quando arrivò al tribunale e non la interrogarono, dice: ma non capisco perché gli altri sono stati con me, nessuno li ha indagati. Questo è il dato, l'unico elemento cruciale per cui la Boccasini deve essere cacciata a pedate del culo della magistratura è nel fatto che per lei la giustizia non è uguale per tutti. E ti assumi la responsabilità di quello che dici. Ho detto con Rubi, a lei non gliene frega niente. A lei a me dispiace che Rubi, il Presidente del Consiglio. Cioè lei, a lei interessa solamente perseguire Berlusconi e non gli altri, che sono andati a letto con Rubi Rubacuori quando lei era minorenne, giusto? Sì, che sono documentabili con i tabulati telefonici, con le sue dichiarazioni, c'è un calciatore di cui si conosce la cosa, quindi se il reato è prostituzione minorile, lei lo ha confessato, essendone peraltro pienamente soddisfatta, con altre persone, le quali vengono bellamente ignorate. Senti, questo ma infatti un elemento cruciale, Vittorio, in cui noi abbiamo Vittorio appena Vittorio appena sente la parola Rubi comincia subito a eccitarsi in queste. Ma che c'entra l'eccitazione? Arrabbia di più. Soprattutto perché la prostituta, come tu sai, è una che tu paghi e te ne liberi, ma una che ha il tuo numero di telefono, che dorme a casa tua, che viene a casa tua, a cui ma chi c'entra? Diventa una mantenuta categoria. Ma io non ho capito, ma perché Ghedini e Longo non ti hanno messo nel collegio difensivo? Non lo so perché non l'avevano messo, andavo a chiarirgli in maniera assolutamente puntuale la serie di irregolarità gravissime di questo magistrato che ha un unico obiettivo, colpire Berlusconi. Può anche essere lecito, ma è un obiettivo squettamente politico che ha niente a che fare con le scopate di Rubi. Non gliene frega un cazzo a nessuno, neanche a Rubi. Scusa un attimo, Vittorio, invece quest'ultima cosa della visita fiscale come la giudichi? Vabbè, tu logica, cioè lei ha una preda, la sua balena bianca è Berlusconi, l'unica cosa che le interessa è poter chiedere 5, 6, 7, 8 anni per un reato che non c'è, di cui non c'è la fattispecie e che se c'è riguarda almeno altre 100 persone, quindi la giustizia presuppone che io con l'obbligatoria azione penale vada a cercarmi gli altri che sono andati a letto. Ma questa cosa della congiuntiva poverina, facendo il danno di questa poverina, perché la legge, se tu parli con la Palombelli, che è una specie di Parenzo alla radio, dice che la legge è stata fatta per tutelare non la minorenne che scoppa, ma la minorenne che sia incapace di difendersi da un mostro crudele. Siccome qui il caso evidente è che c'è circonvenzione di attentato e che la vittima è Berlusconi, della povera e disperata ragazzina, la quale non si sente affatto vittima di un cazzo, il processo è un processo assolutamente infondato. Però in realtà la legge non è stata fatta solo per questo, solo per le povere indifese, è stata fatta in generale perché si presume che le minorenni siano comunque indifese, diciamo. Quello non lo sono, perché tutte le ragazze scoppano prima dei 18 anni. Fai una statistica telefonica. Sì, d'accordo, però per adesso la legge mette questo limite qui. No, è una legge fatta dalla Prestigiacomo, è soltanto per la prostituzione, perché la scopata è libera. Tu puoi scopare con una ragazza dai 14 anni in su perché non la paghi, e non la paghi per l'atto. Ma se le vuoi regalare un motorino, te lo puoi regalare, sono cazzi vostri, no? Sì. Non capisco mica, siamo di fronte a una follia sessuomica. Ma guarda, no, ma su questo, guarda, sul processo. Chi? Agli studenti della sua scuola che avevano 15 anni. Chi? Non è stato perseguito. Chi? Pasolini. Sì. Ma cosa c'entra? Questo non mi risulta, però. Per forza, qui il reato non c'è. Non mi risulta. L'ha condannato per un reato che non c'è. Ma sai che.
Sai cosa ha detto? Sai cosa ha detto? No, mi incuriosisce una cosa, tu che sei un conoscitore anche di alcune cose della storia della Repubblica Italiana, poi ti chiedo una cosa invece su quelle affermazioni sul fascismo della capogruppo alla Camera dei 5 Stelle. Ma ha detto recentemente, sempre uno di questi 5 Stelle, che lui la cravatta al Senato non se la mette perché gliel'ha detto Colombo. Emilio Colombo ed è Colombo. Noto drogato? Sì, no, lui no, questo qua ha detto un tale Di Maio. No, drogato Colombo, dico, sai che è stato. E lui dice no, perché non me lo può dire un cocainomane, a parte la stronzata, perché non capisco perché anche un cocainomane glielo possa dire. Poi non è che era un cocainomane, lui diceva di aver preso la cocaina per uso personale. Esatto. Allora, no? Quelli sono, sai, il problema è stabilire se esistono delle regole per la Camera o per il Senato, per qualunque club, che presuppongono che uno in taluni luoghi vada in un certo modo. D'altra parte non vai neanche in Bermuda in chiesa, quindi questo però è un problema talmente modesto che, sai, i grillini hanno un problema fondamentale. Qual è? Che non sono eletti, sì, ma sono degli atomi del corpo di Grillo, che è un corpo santo, sì, che è l'unico che è stato eletto e non è in Parlamento, perché il voto è andato a lui. Quindi siamo di fronte a una violazione della Costituzione assolutamente straordinaria, cioè nessuno ha votato il parlamentare che è in Parlamento. Stupendo, stupendo. Salvo per Bersani, sì, che è un partito, sia per Berlusconi che per Monti che per Grillo, sì, il voto è andato alla figura del leader e nessuno... ed è stato distribuito su dei personaggi che nessuno sa chi sono. Non hai il deputato del collegio, non sai chi sta nella... Cioè questi che sono? Che sono questi qua? Atomi, persone inesistenti? Non so... Andrebbe fatto, io ci pensavo con Ainis di fare una come dire... il ricorso alla Corte Costituzionale verificare che le ultime tre elezioni sono invalide, perché sono eletti non gli individui ma i movimenti. Ma questi grillini che hai sentito parlare, che hai visto sfilare, sì, infatti lui ha detto per tutti, anche per quelli di Berlusconi, mica l'ha detto per solo Berlusconi per quelli. È ancora peggio, cioè? Berlusconi ha fatto leggere Galan, cosa c'è peggio di Galan? Cioè fare leggere Galan è come mettere un maiale al centro di una chiesa, insomma, è una cosa invereconda proprio. Ma come? Umano. Non parliamo, tutti così. Per esempio, chi ha fatto leggere voi? Ha fatto leggere la Santelli, ha fatto leggere la Brambilla. La Brambilla in Emilia Romagna. Io avrei dovuto votare la Brambilla. Sì, calci sì. Nel culo. Ma quale, come fai? Ti viene in mente di votare la Brambilla in Emilia Romagna? Ma come mai la candidata? Ha ragione. Per chi hai votato tu, Vittorio? Ma perché? Dei voti profondamente antidemocratici. Ma ha ragione Feltri quando dice che era pieno di mignotte la lista del PDL. Ma mignotte, guarda, l'essere mignotte, tutto sommato, è l'elemento meno grave. Purché sia una mignotta del territorio, la mignotta di casa tua, non la mignotta di un'altra regione. Voglio votare la mignotta, non è che voto uno che è nato in Calabria in una lista in cui non so neanche ma che c'è. Ma perché ha messo la Brambilla? Perché ha ricandidato la Brambilla? Ah, non ho idea. E che ne so? Ma tutti quelli che ha ricandidato sono penosi, cioè le liste di Berlusconi sono una delle cose più inqualificabili che si possono vedere. Quelle di Grillo sono uguali, con la differenza che non sappiamo chi sono, quindi nel non saperlo c'è da sperare che possano essere perfino meglio. Atomi, quindi, dici tu, atomi, però è il fatto atomi. Che tu non hai votato nessuno, hai votato tre persone. Ma questi, ma che sono polvere? Sono uno polvere. Uno non c'è e l'altro non è eleggibile perché è già senatore. Ma che roba è? Traffico. Sono dei delinquenti, dei ladri di democrazia. Traffico, torniamo subito, sei caldissimo, mi piace, stasera sono d'accordo quasi su tutto, praticamente al 90%, resta lì e non buttare giù il telefono come al solito, abbiamo la pubblicità, no, anzi, nel traffico, torniamo subito. Capre. Siamo qui 800 24 00 24 con Vittorio Sgarbi, grande conclusione di settimana. Quelle dichiarazioni ti sono piaciute, quelle sul fascismo della capogruppo del 5 Stelle? Io credo che quelle meritano una puntata lunedì prossimo. Cioè? Perché c'è da dire molte cose. L'ignoranza di questi è tale, sì, che dicono una cosa e poi si scudano ad averla detta. Ora, nel dire che il fascismo ha fatto cose buone, sì, non c'è evidentemente un appoggio al fascismo, ma un riconoscimento fotografico della realtà. L'enciclopedia Treccani è buona o cattiva, porca puttana? E quando è stata stampata? E la scuola normale di Pisa, in cui c'è il famoso Seppis, quando è stata rifondata? E gli scritti di Gentile? E le scuole archeologiche? Sì. E i restauri fatti a Leptis Magna? E Marconi e Fermi, cosa sono? Grillini di merda, che cosa sono? Sono meglio del vostro pensiero inesistente, no. Un pensiero rubato, un pensiero ovvio. Però allora, scusami Vittorio, Marconi ma sono... era fascista, sì. Fermi era fascista, Pirandello era fascista, lo erano orgogliosamente e si
siamo orgogliosi di loro. Ora o parliamo delle cose. Però questi l'hanno detto, questa l'ha detto. Parliamo del fatto che non c'era la democrazia. Ebbene, non c'è neanche adesso. Quando io voto un coglione che non va in Parlamento, ma fa il guru. Peggio che il fascismo. Ho capito. Questo è Grillo. Però... Però scusami, sono stati i grillini ad aprire questa discussione sul fascismo buono con quella dichiarazione. No, è vero che poi hanno ritrattato. Il 19, ma il fascismo non c'era. Poi dico, chi è che ha nominato Mussolini? L'ha nominato il napoletano dell'epoca, che era Vittorio. Non è che ha fatto un colpo di Stato. È arrivato, nominato presidente ma del Consiglio. Ma i ministri dell'epoca, che ne so, Gentile, erano molto meglio di quelli allora, che ci sono stati dopo? Dell'epoca, a parte Gentile, che conosco tutti, che è stato ucciso dagli antifascisti. Ucciso dagli antifascisti. Sì. Vabbè, certo. Si chiamano, per esempio, Bottai. Sì, Bottai... Sì. Che è stato un grande ministro, sì. Ha fatto la legge di tutela del patrimonio artistico su cui abbiamo difeso nel dopoguerra tutto il patrimonio italiano. Vabbè, la legge del 1 giugno del 39, numero sì. 1089. Parenzo ma dice... chi se ne frega? Ma me ne fatto! Avresti distrutto la Torre di Pisa senza quella legge, coglione! Come avete leggi a Agrigento per limitare il parco archeologico? Come se ne ma me ne fatto di capra! Stupido! Ma no, ma capra. Ha ragione Vittorio! Ha ragione Vittorio! La legge del 39 ha salvato l'Italia! E l'ha fatta il fascismo! Scusami Vittorio, non ma molto meglio! Fatto da una cosa positiva! Sono leggi criminali! Sono leggi di speculazione selvaggia! Però scusami Vittorio! Di paleoliche il paesaggio, cretino! Scusami Vittorio, però molto meglio alcuni ministri del fascismo che quelli che sono venuti dopo, per esempio... No, questo non c'è dubbio, Rocco, Gentile non era meglio della Gelmini? Gentile non era meglio della Gelmini? E che ne so, dimmelo tu! Croce non era meglio di Ornaghi? Imbecille, non Parenzo? Studia! Ma tu... Ma che c'entra, ma chi c'entra Croce? Ma si può ragionare in modo evidente? Ma scusami. Il fascismo è un'espressione di pensiero politico pieno di lacune e di errori e pieno di azioni alte e importanti. Ma quelle persone, ma vabbè, ma questo è certo, ma quelle persone hanno condiviso una dittatura. Ma se uno parte dalla dittatura, se uno parte dalla dittatura è tutto condannabile, allora non parliamo di nulla. Certo. Non esiste il tutto condannabile, non esiste il tutto condannabile perché i regimi sono. No, ma per dire, ma ti do ragione a te. Certo, se uno parte, parte dal fatto che uno dice la dittatura, allora non si può parlare di nulla. Allora sono tutti. Ma dittatura questa, scusa. Noi dittatura Berlusconi e Grillo non sono dittatura. Peggio di così. Scusa un attimo, Grillo, ma non è dittatura, ma un ministro calci il culo della gente che non può parlare e che non hai eletto è peggio del fascismo, Grillo. È proprio la negazione della democrazia. Scusa un attimo. Un uomo stupido, senza un'idea in testa, che inventa un partito in cui lui non c'è. Ma che roba è? Scusami, ma lui e mandano la Lombardia a fare il presidente della Camera. Col cazzo. Questa è assoluta mancanza di democrazia. Scusa un attimo, ma i ministri con che ne so, tipo molto meglio anche dei ministri del centrodestra, i ministri del fascismo? Quello è un dato sereno, oggettivo. Quei quali ministri? I ministri del fascismo non sono mica, sono stati Grandi, sì. Quello che ha fatto l'ordine del giorno fa cadere Mussolini, sì. Sono stati Ciano, che era un ottimo ministro degli esteri in alcuni momenti, ucciso da Mussolini, dal suo suocero, sì. Sono stati Bottai, che è stato un grandissimo ministro. Cioè, rispetto a quelli del centrodestra, dici no, cioè, sono a livelli proprio stratosferici. Giovanni Gentile, Benedetto Croce, li abbiamo, non è che ci mancano. E dall'altra parte che c'era invece? Gelmini, vabbè, non ne parliamo. E dall'altra parte, voglio dire, il problema è che se dobbiamo discutere del fascismo, dobbiamo porre prima di tutto la pregiudiziale che ogni dittatura, sarebbe come dire che Fidel Castro non ha fatto niente di buono. Vabbè, ma invece non è vero neanche questo. Cioè, la dittatura in sé ha una negatività genetica, sì, e questo sì. Va detto per sì, sempre certo, in maniera definitiva. Certo, certo. Il che non vuol dire che non possa fare meglio della democrazia rispetto ad alcuni atti individuali, che sono per esempio il paragone fra le opere di Fuksas, che sono un crimine di regime, e l'Eur. Ecco che allora il fascismo ha generato un'architettura sì. Che anche Parenzo vede, e la DC ha generato, DC, PC e altra merda, le peggiori architetture degli ultimi 3.000 anni. E con questo chiudiamo, ti abbraccio, a presto, lunedì 18:30.